Non si può soffrire così maledettamente, diciamoci chiaro. Non si può soffrire così. Ci sta però perché comunque giocando a Supercoppa, eri stanco. 3 punti che Sandro di grande squadra e Sandro anche, dico di scudetto, ma quasi. Un Inter che ha lottato con tutto quello che aveva. Se sul centrocampo perché tutti vedono che muoia da Zlari, ma non è un centrocampista. Oh, fratello, non sono centrocampisti da essere titolari. E ci hai provato, ed è vinta. Con l'ennesimo, con il solito gol di Lautaro Martinez, che ormai quest'anno sta diventando sempre più leader in attacco dell'Inter. Una vittoria importante, importante per tutto, per la classifica, penso, per il nostro cammino, perché questo scudetto ce lo faranno sudare. La Fiorentina oggi ha giocato veramente bene, ci ha messo sempre in difficoltà, sia sulle palle alte che non. Comunque, parlate di Balotelli, gli hanno dato i rigori che non c'era, secondo me, però l'ha sbagliato. Quindi, Balotelli anche adesso, vedi che l'ha sbagliato la Fiorentina, mica noi. O volete dire che il campo è pieno di zolle per colpa di Marotta, che ha chiamato la lettera a voi? Tanto ormai cacciate più scuse voi, io non so cosa. Mamma mia, la sofferenza di vedere queste partite non si può spiegare, è inspiegabile. Detto ciò, 3 punti importanti. Una difesa che ha retto. De Frey, mostruoso. Pavard, idem. Asllani, per quanto le faccia cacare, ha giocato benino. Frattesi, non è male, si vede. Mkhitaryan sempre ovunque. Cioè, Mkhitaryan è clamoroso, cioè, clonatelo. Clonate Eric Mkhitaryan. Con il suo gusto mi è piaciuto, anche se poi è sparito un po' nel secondo tempo. Durava oggi male, anche se l'avete avuto un po' di più. Arnautovic. Io ti voglio bene Arnautovic perché sei bravissimo ragazzo, si vede che ci tieni. Ma cazzo, un po' di rito, un po' di voglio, un po' di gara, cazzo. Non ti muovi, cammini in campo. Ah, cioè, devo dire che è andato anche lui bene. Dumfries, ritorno di Fifino. Che ha salvato qualcosa, di che Fifino ha giocato comunque al di sopra delle sue aspettative. Sobbia, miglior portiere in Serie A, 17esimo clean sheet, rigore parato, ha salvato un gol su Bonaventura nel primo tempo clamoroso. Cioè Sobbia è il portiere più forte in Serie A, ma mani bassissime proprio, mani bassissime. Adesso vi saluto della forza Inter, 3 punti, capolisti, e il 4 febbraio si vedrà tutto.